Per tutti è il maestro, perché le sculture di frutta e verdura che nascono dalle sue mani hanno una poesia che crea ammirazione in chiunque le possa apprezzare. Beppo Tonon, trevigiano di Oderzo, ha portato la sua arte di intagliatore di vegetali in tutto il mondo. Più volte campione del mondo di gelateria, le sue creazioni di coppe scolpite sono state copiate ovunque. Trevigiano di Oderzo lo incontriamo a Borgorico, dove si esibisce per un amico gelatiere tra le ovazioni del pubblico. Prima di tutto l'amore, la passione è quello che la guida. Sì, infatti io credo che noi siamo sempre un po' guidati dall'amore per il nostro lavoro. È difficile fare questi capolavori, qui abbiamo di fronte un bel cesto di zucca. Sì, allora è tutto difficile quello che non sappiamo fare, ma siccome io le so, credo di saperle fare, per me non è difficile. A cosa si ispira? Ma guarda, io cosa mi ispiro? Io guardo sempre i grandi artisti, tipo il Caravaggio quando faceva le sue composizioni e così. Non possiamo dire che inventiamo tanto, possiamo dire che rivisitiamo. Io ho visitato anche spesse volte i musei vaticani dove ci sono tutte le decorazioni murali e così, e tutti questi trionfi si vedono già scritti 500 anni fa, quindi noi le rivisitiamo in fondo in fondo. Quello di cui è più orgoglioso? Come più orgoglioso di Come creazione? Ecco, io quello che sono orgoglioso lo farò dopo in diretta per voi. Ed eccolo il maestro al lavoro, pochi minuti per realizzare una delle sue creazioni più famose, il pavone. Gli spiedini di frutta sono la coda di questo fantastico pennuto realizzato partendo da un melone giallo. Un ambiente insolito, la gelateria a febbraio, ma qui si testano le tendenze per il prossimo primavera-estate e la tendenza di quest'anno è il gelato vegano. Gelato vegano perché con tutte le intolleranze, con tutte questi allergeni che troviamo in tutti gli alimenti che noi mangiamo, purtroppo ci crea dei problemi nella vita. In cosa si differenzia il gelato vegano? Allora, il gelato vegano innanzitutto non ha nessun ingrediente di derivazione animale. E questa è la cosa più importante, perché è quello che noi assorbiamo all'interno del nostro corpo e quello che poi ci porta ad avere dei problemi grossi nel tempo. E poi la deriva, tutti quelli che sono le derivazioni del latte e lattosio. Purtroppo, come voi sicuramente già sapete, il latte oggigiorno per il 78% della popolazione italiana abbiamo un'intolleranza che è diventata oramai mostruosa. E quindi io sto cercando di andare incontro a tutti i miei clienti, ed ecco perché faccio il vegano. Gelato non solo come dolce, molto attuale, anche il gelato gastronomico, alla cannella, al basilico, al riso, per rendere unica anche la tavola di Pasqua. Per la tavola di Pasqua c'è qualche consiglio da darci? Qualcosa che si può fare anche a casa? Sì, possiamo fare un po' di tutto, ma io lì giocherei un po', come diventerei un bambino e giocherei a fare dei pulcini con le verdure, degli animaletti, perché un po' quando facciamo sti lavori qua, anche se magari siamo un po' adulti, bisogna tornare bambini per fare grandi creazioni.